Quindi questo palazzo ha la cittadinanza e questo palazzo al giorno d'oggi è sede del museo Mandralisca nonché anche della biblioteca dove si conservano 6.000 volumi e dove ci sono sia delle opere d'arte straordinarie molto importanti come per esempio il ritratto dello sconosciuto di Antonello da Messina che è uno dei più importanti pittori siciliani del Rinascimento. Le sue opere si trovano un po' in tutto il mondo. Anche Matteo, qua ci sono i bambini, guarda che bello, vedi la strada, che vediamo, guarda che sono belli quelli, e vengo a vedere qua, guarda che belli, ma sono bellini questi. Prendiamo due o tre di quelli. Sì. Vediamo. Sì. Ci sarà il cuore lì, il limoncello. Certo. Portiamo una farina di quelli, sono belli, Vediamo. Qua si prendiamo due o tre di quelli. Sì, adesso vediamo. Adesso vediamo. Allora, intanto prima di spiegare la parte più importante che è molto simile a Montreale ma ha differenze, vorrei spiegare tanto la struttura. Si tratta di una basilica, di una croce di quella che è la cappella. Yeah.
Vai, passa pure, eh.